Ciao ragazzi, ben ritrovati. Oggi parliamo di modellismo in generale. A volte, osservando certe realizzazioni, siano esse fantasy, ferroviarie, militari o altro, capita di chiederci: ok, belle, ma l'autore da dove ha cominciato? Talvolta, osservando i nostri binari posati sulla base di multistrato o semplicemente una base vuota, si vorrebbe realizzare qualcosa, ma non si sa da dove cominciare, rischiando di avere un blocco. Analizziamo quindi un aspetto apparentemente banale, il quale è però la base su cui si fondano le nostre creazioni. Oggi realizziamo il terreno. Per questo tutorial uso un pezzetto di multistrato avanzato. Partiamo dalla base spoglia e dal presupposto che un paesaggio più sarà movimentato, più sarà interessante. Ovviamente per questo video realizziamo qualcosa di estremamente semplice. Rammento che restiamo in scala 1,87, per cui questa realizzazione rappresenta circa 20 metri sul lato più lungo. Quelle che andiamo a realizzare non sono quindi dei rilievi, ma, come dire, gli alti e i bassi di una piccola area che potrebbe essere un terreno dietro una casa di campagna. Come al solito utilizzo unicamente materiali di riciclo, in questo caso polistirolo e quest'altro tipo di materiale plastico usato negli imballaggi. Incollo il tutto con colla vinilica e, sempre con una soluzione di colla e acqua, poso della carta assorbente in modo da ammorbidire le forme e creare una base per lo step successivo. Come di consueto uso la solita rasatura, unita ad acqua ed una piccola parte di colla vinilica, in modo da renderla più compatta ed aderente alla base. Talvolta la rasatura crea dei piccoli grumi, ma ben vengano, ogni irregolarità gioca a nostro favore. Una volta asciugato, do una seconda mano di rasatura per chiudere eventuali bolle. Ma stavolta aggiungo al mio impasto anche della segatura, oppure della sabbia, quello che avete sotto mano, in modo da ottenere un effetto più granuloso. Un terreno naturale non è mai liscio. L'impasto stavolta sarà più compatto, il che renderà anche l'asciugatura più rapida. In alto a destra il diorama lascio un piccolo avvallamento, immagino avete già capito il perché. Questo è esattamente l'effetto che desideravo ottenere. Siamo finalmente pronti a dare la prima mano di colore. Uso un marrone non eccessivamente scuro, come base omogenea. Beh, omogenea più o meno. Ed ora possiamo finalmente cominciare a divertirci. Stavolta utilizzo dei colori più specifici. Esattamente il terra di Siena e il raw umber o terra d'ombra. Sono sempre colori acrilici, vi lascio il link nella descrizione del video in modo che possiate comodamente acquistarli ad un buon prezzo. Diluisco, non eccessivamente, il terra di Siena e lo distribuisco a chiazze e poi sfumo ulteriormente, senza coprire tutta la superficie del diorama, in modo da renderlo il più irregolare possibile. Per quanto riguarda il terra d'ombra, lo uso in modo più preciso, sulle parti che resteranno per l'appunto in ombra, le insenature, e dove ha senso avere delle tonalità più scure, senza ovviamente esagerare. Se lo desideriamo, sarebbe una bella idea arricchire il nostro paesaggio con qualche roccia isolata o anche un gruppo di sassi, di rocce, delle giuste dimensioni ovviamente, semplicemente incollandoli con colla vinilica. Questo sasso in particolare sembra fatto apposta per questo terreno. Pratico con una sottile punta un foro di un paio di millimetri di diametro. Vedremo in seguito il perché. Applico, sempre a chiazze, una soluzione di acqua e colla vinilica in parti uguali. Con l'applicatore statico autocostruito in un altro video, distribuisco dei fili d'erba sintetica sopra le chiazze di colla, in due diverse tonalità per dar maggiore movimento al terreno.
Lascio il link anche del video dell'autocostruzione dell'applicatore statico, qualora possa tornarvi utile. Sì, dà l'idea di una zona incolta, non particolarmente interessata dalle attività umane, ma posso arricchire ulteriormente la scena aggiungendo ad esempio un albero, in questo caso facente parte di un set acquistato a costo contenuto. In seguito in altri video parleremo nello specifico di alberi per il modellismo, ma per ora ci accontentiamo di questo. Lo incollo e lo contorno con un ciuffo di muschio, rendendo il tutto più naturale. Infine facciamo un piccolo test. Provo a mettere una puntina di azzurro acrilico in un liquido effetto acqua. Vi avviso che non l'ho mai fatto prima, vediamo assieme che cosa ne viene fuori. Verso il composto nella fossa precedentemente creata nel diorama. Questo prodotto va bene per una profondità di pochi millimetri, tutto sommato un'area molto piccola, non dovrebbero esserci problemi. Una volta asciugato dovrebbe diventare trasparente. Mescolo bene affinché non crei bollicine e affinché la superficie sia dritta e lascio asciugare. Non è ancora del tutto asciutto, devo però dire che sto operando in una stanza particolarmente fredda, diciamo saremo sui 12 gradi. Per quanto questa pozzanghera possa riflettere il colore del cielo, non sono convinto della tonalità, come dire, azzurro puffo che ho ottenuto. Aggiungo una puntina di terra d'ombra, non è la procedura corretta, avrei dovuto farlo prima. Metto ancora un po' di prodotto e mescolo col solito stuzzicadente sperando di ottenere un buon risultato. Ed ecco il nostro risultato finale. Con pochi euro di spesa ho ottenuto un terreno con quella rugosità, irregolarità che lo fa sembrare vero. I colori utilizzati, devo dire, rendono molto bene. Unico aspetto di questo diorama che non mi soddisfa è la pozza d'acqua, troppo azzurra per quanto possa essere una bellissima giornata, ma vi avevo avvisato che facevo un tentativo, ne seguiranno sicuramente altri migliori. Vi invito a provare, se avete domande o suggerimenti, i commenti sono sempre ben graditi. Io e Trick Track vi ringraziamo e vi aspettiamo al prossimo video.